Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ciao, bentrovati. Oggi vogliamo fare un video indoor per far vedere come lavare indoor il super concentrato della canaletta, il risultato di una giornata di lavoro. Questo è anche un aspetto della disciplina. A me piace personalmente lavorarmela indoor perché ho riscontrato che in questo modo si affina molto di più la manualità e la tecnica con la batea, e successivamente sul fiume mi sono trovato ancora meglio. Allora, semplicemente ci serve una bacinella d'acqua che dopo andremo ad inquadrare, una batea, io uso la media, neanche la piccola, quindi insomma, il secchio con dentro tutto il super concentrato della canaletta. Qui ci sono dentro 12 secchi passati, una giornata di lavoro intera sotto al sole, che ieri ha dato anche il sole, ha dato anche una bella mazzata alla giornata di lavoro. Ne sono rientrati che non ci ricordavamo neanche come ci chiamavamo. Un cucchiaino, e io uso un cucchiaio o qualcosa per tirare su e per mettere di volta in volta in batea. Andiamo a vedere il procedimento. Allora, ecco, c'è la bacinella, semplice semplice, le dimensioni, queste sono un 40 x 30, piena d'acqua, e la batea media che ci sta appena appena. Allora, immergo la batea e ci metto un pochino d'acqua, poi prendo il secchio del concentrato, io uso il cucchiaino, ci metto uno, due, tre, e 4. Ecco fatto, cucchiaini. Allora, prendo la batea, movimento circolare, e vedremo che l'acqua si andrà leggermente a intorbidire, perché semplicemente sale il materiale leggero. Questo è un segno positivo, perché sale il materiale leggero e intorbidisce leggermente l'acqua. Allora, con un movimento proprio a sinistra e a destra andremo a favorire l'uscita del materiale leggero. Materiale leggero tende a salire, quello pesante tende a rimanere sotto. Recupero un attimo, anche se magari io non ho neanche bisogno, perché ho collaudato questo sistema. Facendo così, il materiale leggero praticamente scende da solo. Molto veloce questo. Ho affinato la tecnica quando sulla riga in alto andiamo a vedere che ormai c'è poco materiale, passiamo a sciacquare quella in basso, senza neanche fare su e giù, perché l'oro poi si scopre e rischia di avanzare. Invece, con questi movimenti, il materiale pesante rimane in fondo. Ora che ho fatto la pulizia più grossa, non mi rimane altro che affinare. Come potete vedere, sono già comparse le prime scaglie. Molto semplice, molto veloce anche. Ci è voluto del tempo per affinare in questo modo la tecnica. Però veramente, poi mi piace perché fa parte proprio della disciplina della ricerca aurifera ed è un momento diverso dallo stare sul fiume, insomma, quindi è un affinare la tecnica e la disciplina a casa in modo totalmente diverso. Andrò a pulire molto bene, pulito tutto, l'oro è rimasto sulla parte alta. Come vedete, è un procedimento veramente veloce. E considerate che il materiale lavato comunque è molto, ma molto pesante, non è leggerissimo, quindi da andare via abbastanza in fretta. Ok? Prendo una palettina, questa è quella per modellare il DAS. Potrei prendere qualsiasi altra cosa, usare anche il cucchiaino, non è un problema. Per mettere l'oro insieme. Eccolo.
avviciniamo tutto per bene, anche quelle più piccole, non facciamo scappare niente, perché quello che il fiume, lo spirito del fiume ci ha voluto donare, non facciamo scappare niente. Ecco qua, adesso che è stato raggruppato per benino, prendo la mia bella pompettina, questa è quella originale della Garrett, ok, la Garrett Gold Gazer, questa che arriva col kit delle batee, diciamo, tranquillamente. Ecco fatto. E il procedimento continua allo stesso modo. Quindi un lavaggio che non è soltanto un discorso circolare o di andare su e giù, dentro fuori dall'acqua, ma il principio che usano sostanzialmente le draghe, i tappeti elevatori, quelli delle miniere, e comunque hanno un funzionamento oscillatorio, tutto a vibrazione. Questa vibrazione, anche tenendolo così, fa andare il materiale leggero e rimane quello pesante sotto, mentre facendo questo movimento il pesante salta da un piano all'altro. Mentre facendo questo movimento il pesante rimane sotto. Quando il primo piano è bello affinato, alziamo la batea, lasciamo che l'acqua agisca sul secondo, poi sul terzo e poi sul quarto. Quando tutti e quattro hanno poco materiale, li recuperiamo, ok? E poi li andiamo a lavorare al contrario, andiamo a sciacquare leggermente, leggermente, va bene, fino a quando non rimane solo il metallo prezioso. Spero di esservi stato utile, di avervi dato qualche informazione in più, e comunque ho voluto condividere anche questo aspetto mio personale della disciplina aurifera, questa mia tecnica particolare. Spero che, insomma, di avervi incuriosito e avervi fatto vedere qualcosina di simpatico e di utile, insomma. Ragazzi, vi saluto, bella lì, ciao, alla prossima, da Sergio Goldhunter.